Cioè, come nasce l'idea di proletari di tutto il mondo unite? Nasce perché proletari di tutto il mondo unite, voi che siete senza potere, conquisterete il potere per farci tutti uguali. Il proletariato, liberando se stesso, libererà l'intera umanità. Quella cosa lì, indipendentemente dai 100 errori, è finita con una sconfitta. È il mondo a cui io appartengo. Io appartengo a questo mondo. Questo mondo è stato sconfitto dalla falsificazione della sua tesi, crollo dell'Unione Sovietica, e da un cambiamento della scena del mondo che possiamo chiamare globalizzazione e capitalismo finanziario globale. Nel momento in cui questa scena viene cambiata, io penso che la cultura liberale, che è stata attenta più di me, della mia cultura, all'individuo, cioè alla difesa dei diritti dell'individuo e della persona, contro tutto, il potere economico ma anche lo Stato, questa cultura è indispensabile per intraprendere il nuovo cammino di liberazione, scusa. Ma io appartengo alla cultura, certo, faccio fatica a dirlo, che ha pensato che si potessero comprimere, almeno per un certo periodo, dei diritti individuali in nome di una causa di liberazione, va bene? Per cui, vabbè, se dobbiamo in un certo periodo mettere la mordacchia al dissenso, vabbè, ragazzi miei, la rivoluzione, ma l'intellettualità europea tra il 45 e il 50 è stata quasi tutto comunista. Intellettualità, Jean-Paul Sartre, Gide, Camus, per parlare dei francesi, Italia tutti, tutti i registi del neorealismo, i principali cattedratici italiani, i grandi scrittori, le case editrici, no? Beh, adesso non mi dite per favore che non si sapeva niente di cosa accadeva nell'Unione Sovietica e che bisognava attendere il 56 o Praga. Io penso che la cultura liberale, che secondo me ha altre cose da farsi perdonarsi, tuttavia ha in maniera feconda difeso prima, scoperto poi e rivalutato poi il diritto individuale come incomprimibile. A me paiono oggi assolutamente indispensabili alla mia ricostruzione. Cioè, se io devo riprendere il cammino, nel mio bagaglio vorrei mettere insieme a ciò che di meglio c'è nella mia tradizione, rivisitata criticamente, ciò che viene portato da ciò che io considero più dialogante con me della tradizione liberale, come da quella cattolica. Io, le parole che usa quotidianamente e che secondo me gli stanno guadagnando il consenso e l'attenzione anche di mondi lontani dal mondo cattolico, è che davvero sembra di assistere alla presenza sulla scena del mondo di una parola profetica. Cioè, il pontefice sembra avere riacquistato, delle tre grandi componenti, sembra essere l'unica che ha riacquistato una vitalità, no? Non casualmente nasce dall'atto rivoluzionario, cioè dalle imprevedibili dimissioni di un papa. Fin tanto che non è avvenuta, nessuno poteva immaginare che un papa si potesse dimettere. L'operazione di rottura realizzata da Benedetto XVI ha consentito che si producesse questa grandissima innovazione, come il papa stesso ha detto, di un uomo che viene chiamato dall'altro mondo.